Ti adoriamo, ostia divina, ti adoriamo questa sera qui, ostia divina esposta davanti ai nostri occhi, e riconosciamo in te, ostia divina, il Figlio di Dio immolato per la nostra salvezza, Dio che si è lasciato sotto le specie del pane per vivere con noi, camminare con noi, per darsi a mangiare a noi. Noi ti adoriamo, ostia divina, ti adoriamo, ostia di amore, sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e divinissimo sacramento. Oggi e sempre sia lodato. Cerchiamo, fratelli e sorelle, di trovare il nostro posto. Siamo qui davanti a Gesù ed entriamo in un clima di preghiera. Non stiamo in un clima di attesa. Signore Gesù, noi ci mettiamo qui davanti a te, il nostro spirito, anche che noi siamo seduti, è genuflesso davanti a te, e noi in questo primo momento ti vogliamo ringraziare di tutto quello che tu hai fatto per noi. O Gesù, noi riconosciamo in te il Figlio di Dio venuto in questo mondo, riconosciamo in te colui che ci ha amato sino alla fine, che si è lasciato in questo sacramento per nostra consolazione, per nostra guida, per nutrizione della vita soprannaturale che tu hai dato mediante il tuo sangue. O Gesù, noi ti adoriamo in questo momento, ringraziamo il Padre che ti ha mandato a noi, ti lodiamo e ti benediciamo perché sei meraviglioso nell'amore, perché non cessi di amarti nonostante che noi non ti amiamo, nonostante i nostri peccati. Tu sei Dio con noi, cioè buono e misericordioso, Dio di amore per noi. O Signore Gesù, in questo momento ricevi l'offerta e l'obolo del nostro poco amore, della nostra poca devozione, e ti chiediamo in questo momento: aumenta la nostra fede, aumenta la nostra speranza, aumenta la nostra carità. O Signore, detto nelle Scritture: non ti presentare al Signore tuo Dio a mani vuote. Non possiamo presentarci a mani vuote davanti a te. Ma che cosa c'è nelle nostre mani, o Signore? Quale sacrificio è nelle nostre mani? Quale offerta, quale olocausto è nelle nostre mani per offrirlo a te? Le nostre mani sono vuote. Non dovremmo neanche essere qui presenti finché non si riempiono le nostre mani per offrirti qualche cosa a te. Ma tu, Signore, sei il misericordioso. Non hai bisogno di sacrifici e di olocausti, di pingue offerte, di fior di farina. Hai bisogno del nostro cuore, e noi te lo offriamo così com'è, carico di peccati, carico di ferite, carico di tensioni, carico non tanto di virtù quanto di vizie. Te lo offriamo, Signore Gesù, accetta il nostro cuore. Noi crediamo in te e te lo offriamo con fede, oh Signore, questo cuore, perché tu accetti quel poco amore che noi ti possiamo dare, perché tu voglia arricchirci della tua santa carità, perché possiamo amarti ancora di più. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento.
sarai in mezzo a molti popoli come rugiada mandata dal Signore e come pioggia che cade sull'erba, che non attende nulla dall'uomo e nulla spera dei figli dell'uomo. Signore, noi tutto speriamo da Te, Tu sei la nostra speranza, ecco perché ci rivolgiamo a Te. Signore, vieni in nostro aiuto. Signore, ci accorgiamo quanto male sta attorno a noi. Quanti malati, Signore, le malattie fioccano. Non c'è casa dove non ci sia un malato. Quanti disturbi del maligno attorno a noi. E non sono disturbi soltanto fisiologici, psicologici, sono disturbi reali che il maligno tessa attorno a noi per rovinarci. Disturbi all'anima, disturbi al corpo, disturbi alla salute psichica e alla salute fisica. Signore, noi gridiamo a Te, Tu hai lasciato libertà agli sciami delle malattie di infestarci, come sciami di cavallette si sono abbattuti su di noi, sul Tuo popolo, su cui è stato invocato il Tuo nome. Tu hai permesso che sciami di spiriti maligni si abbattono sulle nostre case, sui nostri bambini, sui nostri giovani. Noi vediamo tanto scempio e gridiamo a Te perché il male è occulto e gli uomini non si accorgono se non troppo tardi. Signore mio Dio, gridiamo contro le malattie, gridiamo, Signore, contro tutte le violenze che gli spiriti del male fanno a noi. Gridiamo a Te, vieni il nostro soccorso, Signore, vieni il nostro aiuto, Signore, guarisci, Signore, liberaci, Signore, salvaci, Signore. Gridiamo a Te con tutto il cuore. Tu solo puoi salvarci, Tu solo sei il liberatore, Tu solo sei il salvatore, Tu solo sei il medico. O Gesù, gridiamo a Te, vieni il nostro aiuto. Ti lodiamo, Signore Gesù, perché Tu confermi in tutta la tua vita, debellando il nemico, sia anche potente qui in mezzo a noi. Noi vogliamo cantare nella fede della tua potenza. Tu ci guarirai, Tu ci libererai da tutti i nostri nemici. Signore, noi a Te cantiamo, cantiamo la potenza del Tuo braccio. Signore Gesù, Tu che dicesti al paralitico alzati, prendi il tuo lettuccio e va, Tu che dicesti a Betesda, a quell'altro uomo che era infermo da 38 anni, va, ritorna a casa tua, prendi il tuo lettuccio e cammina, Tu che dicesti a tanti ammalati, siete risanati, Tu che dicesti a tutti, confidate, Tu che facesti tanti e tanti segni nella tua vita, Signore Gesù, anche questa sera rinnovi i tuoi prodigi, soprattutto quelli interiori, rinnova le tue liberazioni dalle insidie del maligno, converti i nostri cuori, o Signore, richiama gli erranti, risusciti tanti morti che sono in mezzo a noi, guarisci tanti malati che sono in mezzo a noi. Signore Gesù, a chi andremo?
Tu solo hai parole di vita, soltanto in te c'è speranza per noi. Gesù, noi gridiamo a te questa sera per i nostri ammalati, per i prigionieri del male, per tutti gli assetati di giustizia, per tutti quelli che sono perseguitati, per tutti quelli che sono ammalignati, per tutti quelli i quali sono sotto la forza sferzante del nemico, per tutti questi, o Signore, noi ti supplichiamo, vieni in soccorso, Signore Gesù, vieni in aiuto, Signore Gesù. Tu sei il medico, tu sei il liberatore, tu sei il salvatore, vieni a salvarci, vieni a guarirci, vieni a liberarci. Alleluia. Michea 7:19. Ma prima di gridare a Lui, vogliamo benedirlo per quelle che Egli ha fatto per noi in questi giorni. Tutti abbiamo ricevuto soccorso da Lui. A tutti è venuto incontro il Signore. Ebbene, facciamo a gara nel benedirlo, nel ringraziarlo per quelle che Egli ha operato. Tua sorella, che si chiama, mi pare, Cettina, vediamo se c'è, che è interessata qui al ragazzo in vestito, che è ritornato così ad essere sveglio dopo tanti e tanti mesi di coma. Siccome è stato annunciato questo, e siccome è legato un bigliettino deposto nel letto, vogliamo sentire brevemente. Vabbè, no, 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 no. Dice che non si sente di leggere. Se basta che si presenta, va bene. Di leggere. Va bene. Questo ragazzo, il giornale, è qua il ragazzo. Investito, tu vuoi leggere tu? Questo ragazzo investito da un'auto si sveglia dopo 7 mesi di coma. Ecco, noi abbiamo pregato qua giovedì scorso. Lunedì scorso? Ah, questo l'hai scritto. Ha avuto un incidente con l'auto, è entrato in coma, era un coma irreversibile. Si è svegliato giovedì scorso dal coma. Avevamo pregato per lui a Maggi Farace e la sorella aveva messo un bigliettino nel cestino. Padre Matteo ha preso quel biglietto e lo ha letto e ha annunciato che era il coma, che si svegliava dal coma. Però sono passati tutti questi mesi e il ragazzo si è svegliato giovedì scorso. Quindi i medici dicono che è un miracolo, perché questo coma era irreversibile. Dice, è una cosa strana, veramente. Quindi ringraziamo il Signore di quello che ha fatto. Chi ha adesso da ringraziare il Signore per qualche dono ricevuto? Prima di tutto devo ringraziare il Signore Gesù. Io 2 settimane fa ho messo un bigliettino a Padre Matteo per un mio amico che si chiama Orlando, che c'ha un tumore a polmone e che non c'era più niente da fare. E la loro famiglia la volevano portare sia in Francia oppure a Milano. Io gli ho detto, avete fede che il Signore vi aiuta. Non c'è bisogno di portarla a Milano oppure in Francia. Dice, ma non c'è più speranza,
Ora, l'altra volta ho incontrato il suo genere, mi ha detto, dice, mio suocero sta bene, ci fanno la chemoterapia e si è ripreso. E io ringrazio il Signore Gesù di questa bella notizia. Grazie, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Io voglio ringraziare Gesù per mia madre, che per due volte si è sentita toccare, ma durante la preghiera è stata guarita da calcoli alla colicite e poi ha avuto dei disturbi che penso che siano spariti anche. Comunque anche in me si sta avverando un cambiamento che sono convinta che accerterò e porterò le prove, perché sono convintissima di questo. Grazie. Gloria e onore al Signore. Grazie Signore, noi ti benediciamo Signore per quello che operi in me e in tutti gli altri miei confratelli e consorelle. Signore Gesù, circa 15 giorni fa mi sono accorta che c'avevo tipo un nodulo sotto l'ascella, ma ho detto, Signore, tu sei il medico, io vado dal medico, però fa che queste mani di questo medico non siano le tue. E allora il medico mi ha toccato e dice, no, guarda che sei una ciste, fai così. Beh, sono andata a casa e pregavo sempre al Signore. Lunedì scorso sono venuta qua e Padre Matteo, durante le preghiere, in nome del Signore, ha annunziato una guarigione alla cista ascellare. Io ce l'ho ancora qua e sta per finire. Lode, gloria e benedizione a te, Signore. Grazie. Io ringrazio il Signore intanto che mi ha dato l'opportunità di essere di nuovo qua stasera a pregare con noi fratelli. E devo fare due testimonianze. Una riguarda mio padre, che è anziano, è stato male perché ha avuto un blocco intestinale, però appunto Padre Matteo l'aveva annunziato, io ho pregato e adesso si è risolto. E l'altro invece per me è un miracolo, in effetti, perché ieri mia figlia ha avuto un intossico molto forte, ha vomitato parecchie volte e io ero terrorizzata, non sapevo cosa fare. E ho promesso che se la bambina si fosse ripresa avrei fatto la testimonianza. In effetti mia figlia sta bene e adesso sono qua. Io sabato sono stata a Margeferace e durante la lettura e la spiegazione del Vangelo che ha fatto Padre Matteo ho maturato, diciamo, questo desiderio di venire a lodare il Signore. Voglio dire questo, che questa parola del Vangelo in cui si parlava di un uomo che aveva trovato un campo e in quel campo aveva trovato un tesoro e per appropriarsi di questo tesoro aveva venduto tutti i suoi averi, si è realizzata su di me e io voglio ringraziare il Signore perché io ho trovato questo campo dove c'è il tesoro, in questo luogo che è veramente, si può chiamare il campo dei miracoli, dove io, come tanti di voi, abbiamo visto, diciamo, aprirsi i cieli e scendere le misericordie del Signore su ognuno di noi. Siamo stati guariti sia fisicamente che spiritualmente. E io oggi, questa sera, ecco, voglio lodare il Signore per questo, perché ci ha aiutato, ecco, venendo qui a vendere tutti i nostri beni, perché sarebbe stato impossibile per noi. Ecco, è forse impossibile pure se noi non fossimo venuti qui in questo luogo ad attingere forza e coraggio, ecco, e grazie da parte del Signore. E io, Signore, ecco, ti voglio lodare, ringraziare e benedire per quello che tu hai fatto per me e per ognuno di noi in questo luogo santo. Lode e gloria a te, oh Signore. Ciao, pace e bene. Io voglio ringraziare con tutto il mio cuore a Dio Padre, a Gesù. Avevo una puntina, ma non era una semplice puntina. Da tanto tempo mi trascuravo, venivo qua ma speravo sempre che era una cosa da niente. In questi due mesi sono stata prenotata alla clinica. E così il Signore mi ha illuminato di andare dai medici, ecco, non solo la preghiera, ma ci voleva il medico
e così mi hanno recuperata e mi hanno operata. Era un tumore cutaneo. Ora sto molto meglio e ringrazio il Signore. Avevo telefonato già da prima alla comunità, grazie a voi tutti i fratelli che fino ad oggi avete pregato per me, perché miglioro di giorno in giorno. Ora sono potuta venire perché posso pure guardare, non vedevo nemmeno dagli occhi. Grazie Signore Gesù, lode e gloria a te Signore. Io voglio ringraziare il Signore Gesù che, nonostante la malattia di mio marito, mi dà tanta forza e coraggio. Anche mio marito nella sua malattia è sempre allegro, nonostante i suoi dolori ogni tanto. Ma i medici mi dicono che questo tumore che c'ha al polmone, c'ha anche metastasi già al fegato, però mi sembra a me già un miracolo, non ci credo, perché lui è sempre così allegro, è sempre a voglia di scherzare. E a me mi sembra già guarito. Io ho tanta fiducia nel Signore. I medici dicono anche che per ora è meglio, ma poi avrà una ricaduta. Ma io spero nel Signore, che Lui è grande. Anche Lazzaro ha resuscitato dopo 4 giorni che era morto. Lui può tutto. Il Signore è grande e può veramente farlo. Grazie Signore Gesù, lode e gloria a te. Voglio ringraziarlo anche per mio nipote Salvatore, un bambino da 12 anni che ha ricevuto un'operazione alla gamba con una brutta caduta, si è spezzato tutte e due queste qua, le ossa, e adesso è a casa con ingessatura. Grazie Signore Gesù, abbiamo pregato e spero che non resti nessun difetto. Grazie Signore Gesù, ti lodo e ti benedico, gloria al tuo santo nome. Ringrazio il Signore perché mia madre ha messo un bigliettino là perché mi aggiustassi la testa con lo studio e ha pregato e ora vado meglio. Hai voglia di studiare ora? Grazie Signore Gesù. Grazie Signore perché mi hai guarito di una brutta influenza, ti ringrazio per il calore che mi dai, grazie. Lodo e ringrazio il Signore perché per mia figlia che ha avuto un bambino, aveva avuto delle difficoltà e l'avevo affidata alle mani del Signore e qui tutti hanno pregato. E allora grazie e lode per questa, tutto è andato bene, è nato un bel bambino. Grazie e lode. Io devo ringraziare il Signore. 5 settimane fa Padre Matteo ha annunziato la guarigione di un tallone. Non lo potevo poggiare, camminavo così con la punta del piede. Ringrazio il Signore, mi ha guarito. Devo ringraziare il Signore innanzitutto che da più di un anno che riesco a frequentare questa comunità. Mi sono trovato tanto bene. Il Signore mi ha dato proprio la strada per poter frequentare. Mio figlio è stato poco bene, è andato dal medico e aveva un dolore sempre all'inguine, non poteva ballare, non poteva fare palestra e ritornava sempre da me che prendeva le pillole, ma il dolore era sempre lì costantemente. Mio figlio aveva fatto la domanda per un corso di allievo AUC, ma temeva di dover fare questo perché ci veniva questo dolore e quindi era disturbato che non ci potesse riuscire. Bene, ho parlato col dottore Calogero Verso un lunedì di 3 settimane fa e così il dottore ci ha riuniti un gruppetto che fa parte della comunità e abbiamo pregato per lui che in modo che questo dolore eventualmente che questo dolore scomparisse. Abbiamo pregato ringraziando
il mio figliolo è andato a Messina a fare questo concorso e gli hanno detto che ha superato brillantemente, che è idoneo, gliel'hanno comunicato, idoneo sia alla visita medica e alla visita sportiva. Ha fatto un salto fra l'altro di 4,75 m ed è stato il secondo del 18° corso. Quindi ringrazio il Signore Gesù e lode a te, oh Signore Gesù. Io devo testimoniare per il mio nipote che è stato male, per 3 anni ha avuto sempre l'influenza, sempre febbre, febbre non poteva passare, poi ho messo dei bigliettini qua, ho parlato con padre Matteo che si doveva subire un'operazione, gliel'hanno fatta, ora grazie a Dio sta bene. Ti ringrazio Signore Gesù, grazie. Io devo ringraziare Gesù di tutto quello che fai e di quello che operi sopra di me. Dio ti ringrazio Gesù, procedi sempre così, grazie Signore. Signore, aiutami dalla depressione. Proteggimi. Guariscilo, Signore. Guariscimi, Dio. Ecco, ora vi prego di stare un po' attenti a questa testimonianza. Accanto un'ultima, a me... un'ultima, e poi abbiamo finito. Va bene. Io volevo testimoniare la... spero, la guarigione, non so, ultimamente abbiamo parlato di questo ragazzo, Alessandro, che ha la leucemia e è praticamente è stato male per un periodo di tempo con la febbre. Ora adesso è tornato a casa perché praticamente hanno fatto la biopsia, cioè stavano in pensiero anche i medici perché il midollo non si riproduceva, anche cioè dopo la prima chemioterapia di solito dovrebbe riprodursi il midollo, invece non si riproduceva. I valori erano sempre bassi, allora hanno fatto la biopsia. Facendo la biopsia hanno trovato che il male è fermo, cioè non è andato avanti, quindi non ci sono cellule tumorali più nel suo corpo. Signore, io ti ringrazio soprattutto prima di tutto, e poi ho bisogno che avvenga nell'animo di queste persone che hanno avuto la conversione dei loro cuori, perché è duro, è troppo duro. E un'altra cosa, per me, cioè io nel frattempo che sono venuta qua e a pregare per Sandro, mi sono sentita un giorno con... cioè ho pregato in quel momento, non so, mi è venuto di pregare per me anche, che mi guarisse, è da tanto tempo, da 10 anni ora, che soffro di cistite recidivante. E allora in quel momento ho detto: Signore, guariscimi da questo male. E io in un attimo ho avuto un bruciore, già non un bruciore, un calore qua sotto. E praticamente io sono guarita. Non ho più la cistite. Grazie Signore. Io devo rendere grazie e lode al Signore perché ha operato un miracolo nella mia casa. Io prego sempre per le conversioni di tutti, in particolare per quella dei miei figli. E ancora più in particolare per un figlio mio che era molto lontano dalla Chiesa e dai sacramenti. Allora, lunedì scorso, mentre si pregava, io ho pregato pure per tante persone ammalate, gravi, che si erano affidate alle mie preghiere. E a un tratto ho sentito dentro il cuore che il Signore mi diceva: io, il Signore tuo Dio, ho ascoltato il grido della tua preghiera e l'ho esaudito. E allora io l'ho detto alle sorelle qua, disse che sicuramente il Signore ha operato una guarigione di quelle che da quelle che ho chiesto. E sono tornata a casa. Il martedì mio figlio mi chiede: mamma, dice, ma padre Angelo, qua a che ora la fa la messa? A che ora finisce questa messa? Verso le 6:15. Dice, perché?
dice, perché io vorrei andarmi a confessare. Gli ho detto sì, dice, digli se mi aspetta che alle 6:30 vado a confessarmi, sì. E allora, niente, è andata a confessarsi e si è comunicato. Dopo 25 anni che non andava in chiesa, non si confessava e non si comunicava. Padre La Grua, questa guarigione spirituale l'ha annunziata giovedì. Grazie. Grazie. Ecco, alla mia sinistra c'è il fratello Walter Gulotta, che ringrazia il Signore perché è stato generoso con suo padre. Prende il cieco per mano, lo conduce fuori del villaggio, mette la saliva sugli occhi, gli impone le mani e gli chiede, vedi qualcosa? Quegli alzando gli occhi dice, vedo uomini, perché vedo come degli alberi che camminano. Allora di nuovo Gesù gli impose le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. Questa lettura è a conferma di una parola di conoscenza. Una mano che funziona male, l'avambraccio che funziona male, il Signore tocca e guarisce. C'è un male al colon discendente, il Signore tocca e il dolore sparisce. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo questa sera. Tu ancora vuoi operare questa sera, vuoi operare nei cuori, vuoi operare anche nei corpi, vuoi però maggiore fede da parte nostra e più intensa preghiera, e nella fede e nella preghiera così interminabile, senza che diamo a Lui riposo, che otteniamo da Lui le grazie. E adesso, fratelli e sorelle, cominciamo così a presentare al Signore le nostre suppliche. Nel frattempo il Signore continuerà a guarire.